Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Clash of Clans in Minecraft. Yeah! Ragazzi, sono ancora solo soletto perché Belza sta studiando per l'università, quindi non mi può fare compagnia e quindi va a dormire anche presto. Allora ragazzi, che cosa è successo? Ho riparato un pochino grazie a uno di voi che mi ha dato tanta ossidiana, lo ringrazio tantissimo. E poi mi ero segnato anche il cartello con scritto uno di voi ragazzi da ringraziare perché mi ha dato l'armatura barbaric. Mi ha detto anche, mi dispiace che è un po' pochino, ma a me va benissimo così, ragazzi. Non preoccupatevi, a me mi basta il pensiero, non è quello il problema. E poi può sempre servire, perché come sapete basta morire una volta qua dentro e GG e perdiamo tutto. Allora, ero andato a farmare perché non ho soldi come al solito, perché non avendo potuto farmare aspettando anche Bells, non ho potuto fare nulla di più. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Attacchini alle solite. Che brutta cosa. Allora, io non so se portarmi questo bellissimo. No, quello fa schifo. Non ho un Ender Chest. Questa è una brutta cosa. Mi sono finito l'Ender Chest. Allora, facciamo così intanto. Scioppino. Io mi vado a scioppare immediatamente un pochino di melozzi, perché devo fare un po' di mele d'oro incantate, quelle potenti. E poi mi devo prendere anche. Che cosa mi potrei prendere? Un Brewing. Non è che ci sta qualche pozione. No, peccato. E non so che altro potrei prendermi del cibo. No, al cibo basta che mi mangio due di queste mele e sono a posto. Allora io direi di andare immediatamente alla capital. Ok ragazzi, siamo pronti all'attacco. Io direi di partire immediatamente. Abbiamo i vote token. Abbiamo ancora 31 minuti da aspettare, quindi sì, utilizziamo i vote token. Vai, si parte alla guerra. Io prendo tutta questa robina. Mi prendo anche allo shop una cosa che mi sono dimenticato importante, che mi dimentico sempre quando andiamo ad attaccare. Le bellissime Miscellaneus, che sarebbero Ender Pearl. Ok, 7 Ender Pearl, perfetto. E direi che possiamo anche imbarcarci nella nostra missione. Eccoli, oddio, mi è arrivato un fulmine. Non sembra potentissimo, eh. Ok, un danno me l'ha tirato. Il cannone non è bassissimo. Lì è tutta ossidiana, quindi io direi di fare una cosa del genere, così ci risparmiamo la faticozza. Eh no, ho fatto una cavolata invece. Ragazzi, stiamo nei guai perché questo c'ha tutto ossidianato. Ah no, si può entrare da lì qua. Si è sbagliato il tizio perché mi sono dimenticato di portarmi il piccone, ragazzi. Quindi sono senza piccone. Allora, vai, 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 vai. Uccidiamo questo wizard. 66.000 gemme. Però è uno che c'ha poca roba a vederlo, eh. Sicuramente ci avrà qualche base segreta. Ho visto ossidiana. Grazie, molto gentile. Potrei anche fregarmi tutta l'ossidiana, però il piccone l'ho posato. Quindi non ce l'ho. Che brutta cosa. Ok, questa è una torre del mago. Mi vado a prendere benissimo e velocissimo questo qui. Ok. Andiamo a prendere pure questo d'oro. Vediamo un po'. 4.500, un po' bassino. Lì ce n'è un altro. E ho visto che c'aveva anche il nero, se non sbaglio. Eccolo là, il nero. Vogliamo il nero? Oh, ammazza, ce n'è uno più alto all'aggiungere cosa. 200. Il nero ancora non ci serve, ragazzi. Perché ancora non riusciamo a salire. Perché mi ammazzano ogni santissima volta. Quindi andiamo alla prossima isola. Ok, prossima isola, non ci ha tirato nessun fulmine, quindi è un'isoletta. Ho portato il piccone, me l'ero dimenticato. Ok, ci siamo. Ho visto una freccia arrivare da quella bruttissima torre di legno. Perché ancora esistono torri del genere, ragazzi, assurdo. Oddio, mi sono arrivati dei colpi randomici. E mi ha laggato anche un tantino qua. Che cacchio si è inventato? Vediamo un po'. Bah, bah, ci muori male. 14 gemme. Come poteva vincere un tizio del genere, me lo dite? Allora, 6.500 di gold. Questo ce n'ha un altro. No, questo sta a zero. Quella sembra una sorta di tomba fatta da qualcuno per trollarlo. Ci sono 6.500 qui. E qui ce ne sono altri 6.500. Meh. Andiamo, prossima isola. Aiaiaiaiaia, mi è arrivato un fulmine. Questo non usa protezioni. Di solito chi non usa protezioni è OP. E ciò mi fa paura. No, no, vabbè, mi ha tolto un cuore solo. È quasi fattibile. Aia, aia. No, no, scherzavo, scherzavo. Non volevo dire che era così fattibile. Ho scherzato. Aia. L'arciere sta qua. What? Perché l'arciere sta qua fuori? È un 4. È un 4. Oh, mi sta a lanciare lontano. Maledetto, morisci prima che muoio io. È morto lui. Quanto mi hai dato? Quanto mi hai dato? Zero. No, sta isola grossa a zero. Era già stata griffata. Ma dai, che c'è qua dentro? Roba di ferro. Va, va, va. Gli hanno fatto i buchi là sotto, quindi sicuramente l'ha griffato qualcuno che era suo friend oppure qualcuno che cheata. Perché ci sta qualcuno che cheata che riesce a fregasse la roba senza fare niente. Anzi, riesce a distruggere dove non può. Vabbè, intanto mi prendo questi 9.500. Era pure abbastanza grandicello il tizio, eh.
Beh, basta vedere le torri, effettivamente. Ha sbagliato solo a non fare la torre del mago decente. Vedo che ce n'ha veramente tante altre. Allora, questa già l'avevo presa. Questa è grossa. Ah no, questa è una Wooden Mine. What the fuck? Perché c'ha quella forma? Una Wooden Mine diversa c'ha. Cos'è questa? Era una Wizard Tower. Era. Ok, questa roba ce la possiamo prendicchiare tutta. 8.500 GG, Gold Elisir ce l'abbiamo sempre. Le gemme ci mancano sempre invece. Sembra veramente... cosa? Clash of Clan adesso. A livelli alti sembra Clash of Clan davvero. Allora, prendiamo il nero. Ok, 200 e andiamo alla prossima isola. Eccolo, eccolo, eccolo. Non mi è arrivato nessun fulmine. Però c'ho paura, quindi mangio la mia meletta. È lag, è lag. No, no, non laggare adesso. Non voglio morire di torri. Ok, ho mangiato, sono vivo. Ho laggato malamente, sto laggando malamente. Ti prego, sbloccati. Ok, si è sbloccato, aia. Mi è arrivato un danno, però penso che sia stata già griffata. Vedo un pochino qua. Mi dà questa brutta sensazione. Allora, io direi... saltiamo... aia. Non riesco a saltare, perché? Ah, ok, stavo qua. Vai, sono dentro. Tu sei livello 2. Ci muori subito, picciolino. Beh, qualche danno me lo stai facendo. Non so come. Quanto me ne date? 36.000. C'è un buco qua sotto, giusto per cambiare. Perché tanto i buchi ormai ce l'hanno tutti. Esco da qui, perché tanto è stata già griffata. E mi vado a prendere le risorse. Che giustamente c'è quello da prendere. 8.500, sicuramente. GG. Quindi sto facendo una valanga di gold elisir, ma come al solito le gemme non se ne parla. Qui c'è una scaletta che sicuramente ha fatto chi ha attaccato. La torre è alta. La torre del mago è... sì, del mago, dei cecchini è alta, pure questa. Perché non c'ha torri del mago? Io non li capisco, non li capisco. C'è la più basse. C'è alzato arcieri e tutto, e c'ha le torri del mago basse. Non c'ha senso. Vado alla prossima isola. Yeah, pronti per il prossimo attacco. Mi è arrivata solo una freccia. Oh, quanto odio queste isole fatte così. Sono inutili a questi livelli, sono inutili. Vieni qua. Tu ci morirai male. 38 gemme. Mannaggia la miseria, ma ti pare che devo stare a combattere per 38 gemme? Quest'albero è sospetto. Ah, vedi, già l'aveva aperto qualcuno. L'hanno capito immediatamente. Ok, prendo qui gemme. Voglio controllare qua. Lui c'aveva i cosi? No, non ce l'ha gli hopper. E niente, questa isola è già finita, vado alla prossima. Eccoci, eccoci, ci sono. Sono qua dentro. È stato già griffato e non c'ha niente. Non c'ha neanche più il cannone. Gli è stato griffato persino il cannone, raga. Oddio, è fatta a buchi sta isola. Però è chiusa. Io non ci perdo neanche tempo. Vado alla prossima. Eccola, eccola. Oddio, un fulmine ho visto. Non so se utilizzarlo. No, non lo utilizzo. Stavo per utilizzare una mela e non serviva a niente in questo caso. Perché questa è un'isoletta molto bassa. Mi ha tolto un mezzo cuore. Ecco qui un'entrata. Tu ci muori malamente. Speriamo che c'è qualche gemma, ma ci credo veramente poco. Ok. Quanti ce n'hai? Zero. Te pare. Allora, vediamo un po' se c'è qualche risorsa da sgraffignare. Anche se le vedo molto basse. 3.000? Nah, non ci credo. Questa è un'isola da 3.000 con il centro città così alto. E con il nero? Vabbè, andiamo a fare la prossima. Yeah, prossima isola. Di nuovo nessuna torre del mago? No, però c'ha le torri e il cannone alto. Aia, aia, scherzavo. Non volevo che mi prendessi. Sei cattivone. Ok. Quello fa male. Ce l'ha la torre del mago alta. E perché non mi colpisce? Raga, non mi sta colpendo la torre. Eccola la torre del mago. Per ricordare di me. Ok. Tu ci muori perché sei un 3 wizard lì. 89.800 gemme. Ok, questo forse aveva qualcosa. Aveva qualcosa? Pozioni di danneggiamento. Se l'è salvati sicuramente da qualche combattimento. Niente di eccezionale. Ok, qui è già stato aperto. Questa è? Una pompa del nero 800. Questo cos'è? Che dovresti essere tu? Qualcosa di recuperabile. Non mi sembra. Vediamo un po' di qua. Questo è un altro X-Bow. Perché gli X-Bow sono così piccoli a lui? C'è quel quadro che non mi torna. O è stato già griffato malamente? Vado lì giù. Anzi, no, aspetta, questo lo posso prendere. 11.500. Quindi era anche uno grosso questo. Vediamo un po' qua. 11.500, GG.
GG davvero, bellissima sta cosa. Belli questi 800 di nero. Va bene, prossima isola. Ok, mi è arrivato un fulmine in testa. Quando mi arriva un fulmine in testa è un buon segno. Ok, vediamo un po' che riusciamo a combinare qui. Aia, mi è arrivato un colpo, penso sia stato un fulmine. Penso sia stata griffata anche questa. Non riesco a trovare più un'isola non griffata, ragazzi. C'è qualcosa che non va in questo server ultimamente. E ci sta scritto anche da chi è stato griffato, scommetto. Vediamo un po'. Mi de beso ne spada de rei. Cabron retrasado. Vabbè, pure in spagnolo. Vabbè. Ok, qui non c'è niente. Qui è bruttissimo. Qui fa schifo. Qui doveva essere un gold elisir, però che va benissimo. Questo ci piace. Avevo visto anche una mine. Eccola qui, no, un'altra, è sempre la stessa. Questa è Elisir Pump. Vabbè, ho recuperato un po' di roba. Prossima isola se ci riesco. Ok, altra isola. Mi è arrivato un fulmine. Cioè, quella è la torre del mago sua. È stato griffato anche lui, vedo il cartello. Ah no, è il warp PvP quello. Ma che cosa ha inventato questo? Cioè, se l'è suicidato? Seriamente? Cioè, io non posso ucciderlo, ma lui ci morirà lo stesso? Ah, posso aprire già le chest, così? Ok. National tool così messe da parte, va bene. Ok, quindi direi che aspettiamo lui che muore. Infatti ho guadagnato gemme. Io direi di vedere qua dentro cosa c'è, ok? Voglio vedere dentro ai tramogge, perché ai tramogge ogni tanto qualcuno ci nasconde la roba e l'altra gente se ne scorda. Ok, dai, risorse per me. Oh, ho fatto una valanga di gold elisir, qualche gemmina. Sembra che gli attacchi oggi, forse, per quanto siano lo stesso scarsini, non siano andati malissimo, dai. Prossima isola. Ok ragazzi, ho finito i miei attacchi, ho utilizzato ben due voti token, voten token, come si chiamano, e vabbè. Che così mi sono fatto 10 minuti di attacchi, che poi non sono stati perché sono stati molto più rapidi e alcuni sono stati abbastanza inutili. Abbiamo avuto poco guadagno effettivamente, come al solito gemme che spariranno domani quando ritorno dentro al server, perché sarò attaccato, ma al solito rimarrò a 10 gemme perché tanto ci riescono lo stesso. Ringrazio tutti quelli che mi danno sempre una mano, che mi danno sostegno nel server, che mi aiutano magari con qualche whip o quando mi griffano pesantemente, anche un po' di supporto morale. E niente ragazzi, allora andiamo a vedere i saluti di oggi, che sono 10 come al solito. Abbiamo Ramses il faraone, che sicuramente non è il vero faraone. Poi Renzo Deste, Carlo Zamboni, Pepotter 9, penso si pronunci così. Poi Daniel, che sicuramente sai chi sei. Giuseppe Simone, che è soltanto un soprannome, quindi non date la cosa, non è quello vero. Marti Amor 479, che poi 479 forse. E poi Nico Creed, Matti 06 e Mattia Innocente. E così sono tutti i 10 saluti di oggi. Come al solito ragazzi vi dico, per avere i saluti basta andare sotto al video, all'ultimo video, e lasciare il vostro commento. Quando arriverò al vostro punto a leggere il vostro commento vi farò il saluto. Non vi preoccupate, non faccio doppi saluti. Va bene ragazzi, questo era il video di oggi di Clash of Clans in Minecraft. Lasciate tanti mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. E ci vediamo alla prossima puntata.